thing that kills me makes me feel alive. Salve ragazzi e benvenuti al secondo episodio della serie su Europa Universalis, qui su Arcadas Gaming. Allora, come detto prima, dobbiamo migliorare le nostre relazioni con Riazan. Ah bene, abbiamo già un casus belli da sfruttare contro Novgorod. Che cos'è un casus belli? Ovviamente è un motivo per cui entrare in guerra contro una nazione. Noi non possiamo entrare in guerra con una nazione senza casus belli. O meglio, possiamo, ma avremo conseguenze nefaste sul nostro territorio, perché avremo una riduzione della stabilità di 2. Quindi la stabilità si ridurrà a meno 2 nel caso in cui siamo a 0. Inoltre avremo un netto calo del nostro prestigio e della considerazione che gli altri stati hanno di noi. Quindi avremo conseguenze molto negative se noi volessimo attaccare uno stato senza casus belli. Noi abbiamo un casus belli contro il Novgorod e cercheremo di sfruttarlo al meglio, visto che avrà un esercito molto debole, soltanto 8.000 unità. Sì, quindi direi appena possibile entrare in guerra. Intanto vorrei controllare la situazione della missione. Appunto, ci chiede di migliorare le relazioni con Riazan e portarle a 50.4. Fanno 100. Quindi, cosa fare per le relazioni? O mettiamo la schermata qui, ma è meno comodo. Cerchiamo di giocare sulla mappa, più che altro. Quindi premiamo direttamente su Riazan, Diplomacy. E qui abbiamo tutte le possibilità di intrattenere relazioni diplomatiche di vario tipo. Dynastic Action ci permetterà di fare matrimoni dinastici, che ovviamente aumenteranno di molto la considerazione che hanno gli stati di noi. Quindi noi adesso direi di migliorare le nostre relazioni, quindi improve relation, e mandare un diplomatico a Riazan. Vedete in alto a destra, qui abbiamo il nostro diplomatico e il nostro miglioramento delle relazioni. Quindi per ora sono a più 11 e ovviamente si miglioreranno mano a mano nel tempo. Vedete qui le nostre relazioni sono state migliorate di 4, quindi si miglioreranno ancora di 96 entro il 47. In 3 anni quindi cerchiamo di completare la missione. Poi abbiamo il regno di Yaroslav, che è il nostro vassallo, ci ha chiesto un matrimonio dinastico. Noi accettiamo per cercare di portarlo il più vicino possibile, visto che tra poco entreremo in guerra con Novgorod e quindi ci servirà il loro appoggio. Mentre cerchiamo anche di stabilire un altro matrimonio dinastico con i Riazan per far migliorare le nostre relazioni con loro. Ecco, già sono migliorate di 40, siamo a 44. Mentre qui abbiamo altre notizie con Old Kazan, non ci interessa. Cerchiamo anche di fare altre cose, magari di chiedere un'alleanza, forse. Non possiamo ancora chiedere perché l'abbiamo mandato da poco, aspettiamo un altro poco. Magari chiederemo un'alleanza e cercheremo anche il loro appoggio per la guerra contro il Novgorod, la nostra città rivale. Qui intanto abbiamo il nostro esercito. Cerchiamo di a soldare altre unità, appunto premendo sulla provincia recluteremo altre unità di altri fanti o altri cavalieri. Visto che abbiamo soltanto 3.000 unità di cavalleria, assoldiamo un'altra unità di cavalleria. Visto che abbiamo anche un generale, assoldiamo la nostra unica esercito. Possiamo anche cambiare il nome dell'esercito, chiamiamolo Arcadais. Il nostro esercito che porterà distruzione per tutta l'Europa. Ah, già 2 stelle, queste sono le stelle del nostro comandante. 2 stelle è un'ottima valutazione, visto che nelle altre partite in cui avevo già giocato, la maggior parte dei generali comunque avevano solo 1 stella all'inizio del gioco. Intanto qui cerchiamo un'alleanza con il nostro caro Riazan e portiamo la loro valutazione già 98, quindi mancheranno soltanto pochi giorni e potremo già completare la prima missione e magari anche sperare il loro vassallaggio. Ecco, abbiamo completato la missione e abbiamo guadagnato 3 punti prestigio. Possiamo già scegliere un'altra missione, visto che dobbiamo entrare in guerra con il Novgorod, anche se credo che non riusciremo a conquistare tutto il loro territorio nazionale al primo tentativo.
anche perché una guerra di, visto che loro hanno minacciato il nostro commercio, sarà una trade war e quindi non avremo legittimità, non avremo pretese sui loro territori. E quindi direi di provare quest'altra missione, ossia incorporare Perma nel nostro, annettere Perma al nostro territorio nazionale. Mamadam. Richiamiamo il nostro diplomatico a casuccia, a Mosca, e magari aspettiamo per cercare di rendere vassallo Riazan e di supportarci nella guerra fratricida con Novgorod. Allora, come ho detto, visto che abbiamo una trade war, che non abbiamo claim, pretese sui loro territori, cercheremo di fabbricarcene una, ossia mandando un diplomatico lì e fabbricare una pretesa. Qui vedete sono il rischio di scoperta per mesi, ossia il rischio che il nostro diplomatico venga scoperto a fabbricare questa pretesa per uno dei loro territori. Cerchiamo il territorio in cui la pretesa è più bassa, cerchiamo di vedere anche cosa producono questi territori. La maggior parte producono tutti pelliccia, mentre questo produce i fornimenti per le navi, che già è un mercato più interessante. Questo sarebbe ancora più interessante perché produce il bronzo. Mi pare che a sud c'è una regione molto importante, eccola qua, la Samara, ecco, che produce l'oro. Dovremmo cercare di conquistare questa regione più avanti nel gioco, perché appunto producendo oro ci arricchirà molto. Comunque, io direi di provare a fabbricare una pretesa sul Cargopol, sulla provincia del Cargopol, che è anche confinante. Abbiamo anche un basso rischio di essere scoperti, ma non che succeda niente quando veniamo scoperti, semplicemente si abbassano un po' le opinioni che hanno gli altri stati di noi, perché ovviamente abbiamo cercato di fabbricare una pretesa che in realtà non abbiamo mai avuto. Allora, per cercare di rendere il vassallo Riazan dobbiamo avere un punteggio di relazioni di 190. Adesso andiamo a 100, quindi mandiamo di nuovo il diplomatico a Riazan e cerchiamo di portarlo a 190. Allora, abbiamo il nostro primo evento. Gli eventi appunto sono randomici e possono essere sia positivi che negativi e riguardare ogni aspetto della nostra nazione. Noi abbiamo avuto un evento negativo, ovviamente, ossia il nostro erede si è ammalato. Quindi abbiamo due possibilità: o mandare un medico che quindi cercherà di curare il nostro erede con il 50% di possibilità che appunto egli muoia, oppure il 50% che egli sopravviva e guadagni 5 di legittimità. Come ho visto, la legittimità qui ci serve per rendere compatto il nostro territorio e per evitare rivolte. Altrimenti abbiamo soltanto la possibilità di pregare per la sua vita con un 75% di possibilità che appunto egli muoia, e un 25% di guadagnare ben 30 legittimità. Noi comunque avendo comunque 63 ducati cerchiamo di spendere 22, ovviamente, per il nostro povero figlio malato, e vediamo cosa ci riserva il destino. Ecco, appunto il nostro erede è morto, chiaramente, senza possibilità di cura, e noi siamo senza erede in questo momento. Come potete vedere, siamo senza erede e quindi noi siamo nella merda praticamente, perché se il nostro re muore saremo governati da un consiglio di stato, e quindi avremo sia possibilità di altre nazioni di pretendere il nostro trono, ossia le nazioni in cui abbiamo un legame dinastico, che sono al momento soltanto Yaroslav e l'altra nazione, il nostro vassallo. Oppure appunto che aumentino le rivolte, addirittura sorgono un'altra dinastia rivoltosa per accaparrare il trono della Russia, della Moscovia in questo caso. Comunque noi dovremmo cercare di aumentare i matrimoni, però ho notato che siamo già al massimo delle relazioni diplomatiche, ossia 4 di 4 come vedete qui. E quindi se noi aumentiamo se mettiamo un'altra relazione in un altro territorio, per esempio la Polonia, la Lituania no, perché ci avversa, o la Svezia, il nostro punteggio diplomatico diminuirà, quindi noi al posto di vendere 5 punti di diplomazia ogni mese ne venderemo 4. Perciò adesso lasciamo le cose come sono e vediamo, speriamo che un nuovo erede nasca per dare il trono della Moscovia. Ah, bene, 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 è nato un nuovo erede, perfetto.
ha anche buone statistiche, quindi siamo salvi, il trono è salvo. Ok ragazzi, abbiamo conquistato il nostro casus belli e possiamo dichiarare guerra a Novgorod. Quindi entriamo in guerra. Abbiamo sia il casus belli della trade dispute, che però ci conserviamo. Invece usiamo questo, ossia prendere Karkokul, conquistare Karkokul. Dichiariamo guerra. Un altro evento, ovviamente un altro evento negativo, dobbiamo scegliere se perdere 50 di potere militare o 10 di prestigio. Visto che già abbiamo 7 prestigio e non vogliamo scendere in negativo, perdiamo 50 potere militare. Mandiamo il nostro arca di assarmi alla conquista di Karkokul. Adesso vi spiego come funzionano gli assedi. Come vedete qui hanno portato già... Ah cazzo, qua però stanno perdendo. Andiamo qua. Andiamo prima qua e cerchiamo di mettere a posto loro l'esercito di Novgorod, che intanto sta facendo strage ai nostri vassalli, porca miseria. Ah, però sta resistendo. Guardate qua l'energia vitale. E questo è il morale, questo qua verde. Ecco, siamo arrivati noi e stiamo combattendo la guerra, la battaglia di Redserv. E abbiamo vinto, perfetto. Quindi andiamo a Karkokul e assediamo Karkokul. Gli assedi sono molto particolari in questo gioco, non sono né scontati né come avete visto in altri giochi di strategia. Sono molto diversi, molto realistici soprattutto. Qui abbiamo un evento che si ripeterà spesso nel corso della nostra avventura, ossia scegliere tra perdere 5 Patriarch Authority o guadagnarne 5. Cos'è la Patriarch Authority? Vediamo il nostro settore religione. Questa è la Patriarch Authority. Allora, se noi aumenteremo la nostra Patriarch Authority, guadagneremo più compattezza religiosa, ma i cittadini pagheranno meno tasse. Vedete, local tax modifier si diminuirà. Mentre ovviamente se perderemo della Patriarch Authority succederà l'inverso. Visto che siamo già allo 0%, cerchiamo di guadagnarne 5 punti. Perché abbiamo anche un territorio, ossia Kasimov, che è sunnita, e quindi c'è un rischio che si rivoltino. E cerchiamo di convertirlo. Adesso non possiamo perché il nostro missionario non è forte abbastanza per convertirlo. E appunto dobbiamo aumentare la Patriarch Authority per cercare di convertire questo stato. Allora, visto che siamo in perdita, perché stiamo spendendo molti soldi per far camminare il nostro esercito a Karkokul, direi di alzare le tasse militari e raccogliere i bei soldini dalle tasche dei nostri ignari sudditi. Ecco qua, siamo di nuovo in pareggio di bilancio. Allora, questo è il nostro esercito, vedete, sta assediando Karkokul. Ogni tot di tempo questa ruota girerà in senso orario e cambieranno alcune statistiche per quanto riguarda sia il loro contingente di soldati, sia la loro compattezza delle loro mura, che adesso è al 42%, quindi molto buona. Quindi non ci conviene assaltare le mura perché arriveranno soltanto morti e non riusciremo a sfondarle. E ogni tanto, vedete, quel status quo vuol dire che ovviamente non è successo niente, però andando avanti potrà cambiare, ossia potranno avere perdite per il cibo che non arriva oppure per altre cose. Intanto che si stanno succedendo diverse cose, cerchiamo di dividere il nostro esercito e mandare un contingente a occuparsi di questi bastardi, mentre l'altro lo lasciamo all'assedio della... Vedete, già hanno perso 10 uomini e hanno un surplus shortage. Abbiamo vinto, però abbiamo perso parecchi uomini. Ah ecco, abbiamo perso anche il nostro leader. Molto bene, si sta mettendo molto bene questa guerra. Quindi assoldiamo un altro leader che ovviamente è molto più scarso rispetto a quello precedente. Però che dobbiamo fare? Bene, le loro mura stanno cedendo, come vedete sono al 14%. Quindi stiamo iniziando ad aprire una breccia delle loro mura. Bene ragazzi, questa appassionante guerra cercheremo di concluderla nel prossimo episodio. Un saluto generale, ciao!